A Montefabbri, in un incantevole borgo di soli 30 abitanti, immerso tra le colline di Pesaro e Urbino, è iniziata la 20ª edizione di Fiesta Global, il festival delle arti globali che dal 18 al 21 luglio trasforma il piccolo centro in un crocevia di culture, colori e suoni provenienti da tutto il mondo. Nasce un po' di tempo fa, perché siamo al ventennale, quindi nel 2004 siamo partiti con un gruppo di ragazzi poco più che ventenni ed è diventato uno dei festival più importanti della provincia, ma anche oltre. E negli anni la festa è cambiata molto, è cambiato anche location. Sono 16 anni che siamo qua su Montefabbri, ma all'inizio eravamo partiti da un campo, quindi ha una lunga storia che poi è anche documentata da una mostra di foto che abbiamo allestito proprio in occasione di questo ventennale. Per 4 giorni Montefabbri ospiterà 100 spettacoli con artisti da tutto il mondo, offrendo performance incredibili, una festa per tutta la famiglia con attività dedicate ai bambini, street food e 10 aree di spettacolo. La manifestazione è iniziata ieri, giovedì 18 luglio, con la cerimonia del taglio del nastro. In bocca al lupo! Vai, vai! Partiamo sicuramente stasera con una bomba dalla Toscana, sono gli Zastava Orchestra, che sono venuti anche l'anno scorso, li abbiamo fortissimamente rivoluti anche per il ventennale, ci saranno stasera giovedì e anche domani venerdì. E gli spettacoli sono tantissimi, Tribal Need, sabato e domenica, l'Elettronomade, un ragazzo di Modena che suona didgeridoo e campiona insomma con tastiere, con qualsiasi cosa, tastiere anche per bambini, ha milioni di visualizzazioni nei social, seguito in tutto il mondo. E stasera abbiamo Damiano Massacesi, abbiamo Mr. Mustache, abbiamo tantissimi artisti di strada che sono anche difficili da elencare, perché abbiamo circa 30, più di 30 spettacoli a sera, tra spettacoli e repliche, e da qui a domenica, quindi se facciamo un conto sono più di 100 spettacoli in 4 sere. L'accesso all'evento richiede un contributo di 5 euro e sono a disposizione 2 parcheggi con navetta gratuita. Importante per la manifestazione il supporto del Comune di Vallefoglia. È veramente un lavoro straordinario di centinaia di ragazzi che lavorano per allestire questa opportunità. È importante, è un'occasione per Vallefoglia. Vallefoglia sostiene da anni, anzi dico che io sostengo da quando ero presidente della provincia, in tutti questi anni con Alessandro Vengarelli, con i giovani, abbiamo sempre lavorato insieme, e quindi è veramente un'occasione particolare. Pare anche che ci sia il tempo bello, quindi è il massimo che ci si possa aspettare da questo festival delle arti globali. Le arti sono importanti perché avere, diciamo, tante persone che si applicano nelle diverse arti del pianeta, perché ha una dimensione anche internazionale, per noi è un motivo di orgoglio della città di Vallefoglia.